Dovrà vincere la concorrenza di almeno altre 16 città italiane e voltare pagina rispetto alla situazione attuale. Quella di Palermo, capitale europea della cultura 2019, è una sfida in tutti i sensi, una sfida per ribaltare l'immagine di una città sommersa dai rifiuti, per valorizzare un patrimonio artistico troppo spesso trascurato, per aumentare il livello standard dei servizi. Stamattina, alla presenza del sindaco di Palermo Lelu Corlando, dell'assessore comunale alla cultura Francesco Giambrone e degli assessori regionali Maria Rita Sgarlata e Michela Stancheris, è stato dato il via al percorso di candidatura, un percorso che prevede il coinvolgimento della città attraverso workshop e tavoli tematici. L'obiettivo è quello di trasformare gli handicap della città in risorse, di immaginare la Palermo di domani. Noi dobbiamo liberarci dalla sciatteria e dalla barbarie che è dentro di noi, dobbiamo renderci conto che proprio laddove è il pericolo, là può nascere ciò che salva. Noi dobbiamo essere orgogliosi della nostra identità di palermitani e di siciliani, ma dobbiamo evitare che questa identità diventi una radice che ci soffoca, dobbiamo metterle ali, e questa è un'occasione per confrontarci in una dimensione europea e per dimostrare che è possibile utilizzare il nostro straordinario patrimonio. Ecco, questo grande straordinario mosaico che è Palermo, credo che debba candidarsi a capitale europea della cultura. Noi dobbiamo in qualche modo, come palermitani, essere orgogliosi di quello che siamo, ma non pensare che Palermo è l'ombelico del mondo, perché se pensiamo che Palermo è l'ombelico del mondo continueremo a restare fuori dal mondo come siamo rimasti in questi ultimi 10 anni. È un'occasione, una grande opportunità per lavorare tutti insieme a immaginare un disegno di città future che noi poi ci impegniamo a realizzare nel 2019, e voglio dire indipendentemente dall'essere prescelti o no. La prima scadenza è fissata a settembre, quando dovrà essere consegnato il dossier di candidatura. Una commissione mista Unione Europea-Governo Nazionale farà una prima scrematura delle città. Il prossimo anno inizierà la seconda fase, che culminerà nel 2015 con la scelta della capitale europea della cultura 2019.